Ciao amici di xmardware.com, ben ritrovati ad un nuovo unboxing. Quest'oggi abbiamo uscito in redazione la Viprovi 720S, uno degli ultimi modelli di tastiera meccanica con determinazione RGB personalizzabile, commercializzati da Vipro, che è il brand gaming di Rapu. Per quanto riguarda la confezione, è una classica confezione di cartone sulla quale troviamo l'immagine illustrativa del prodotto più le principali caratteristiche nella parte frontale, e anche la presenza e la tipologia di switch meccanici adottati, che in questo caso sono dei blu. E nel retro della confezione troviamo ulteriori caratteristiche riportate anche in diverse lingue. All'interno della confezione troviamo una quick start guide del prodotto, un poggiapolsi removibile con dei ganci nella parte superiore. Nella parte superiore sinistra troviamo il logo della Vipro e un poggiapolsi realizzato in plastica con una superficie abbastanza rugosa. Nella parte inferiore troviamo tre piedini in gomma per stabilizzarlo meglio sul piano di lavoro, sulla superficie, e con un buono spessore, come possiamo osservare. E proseguendo, infine troviamo la tastiera stessa, che è la Vipro Mi 720S. Come possiamo osservare, presenta un design abbastanza classico ed elegante, grazie a una colorazione sempre di colore nero, total black. Non abbiamo particolari dettagli se non il logo della Vipro presente al di sopra dei tasti, delle freccette direzionali. Come possiamo osservare, anche i tasti funzione nella parte superiore non presentano le doppie funzioni, a meno per quanto riguarda la serigrafia sui caps, ma possiamo dirvi che hanno una doppia funzione per quanto riguarda la retromiazione e gli effetti di retromiazione, ovvero con il tasto con il logo Vipro insieme a uno dei tasti da F1 ad F12 potremo cambiare la tipologia e effetto di retromiazione per quanto riguarda la tastiera, altrimenti dovremmo passare tramite software di gestione scaricabile dal sito della Vipro e personalizzare, creando dei profili, la tastiera secondo le nostre esigenze. A seguire troviamo un tasto per disattivare l'audio di Windows, uno per attivare la gaming mode e un altro per, se non ricordiamo male, per la registrazione delle macro. Per quanto riguarda la lista degli effetti completi della retromiazione, nella recensione scritta sul nostro sito troverete la lista completa e dettagliata. Nella parte frontale non troviamo altri dettagli degni di nota. Possiamo osservare comunque il layout di digitazione italiano, che non è cosa da poco per un brand non presente da molti anni nel settore gaming e specialmente nel mercato italiano. Uno dei dettagli però è comunque questa finitura in plastica, diciamo, lucida, che percorre l'intero perimetro della tastiera, e nella parte superiore questo inserto troviamo anche un inserto in plastica trasparente, semi-trasparente, da cui verrà radiata anche parte della retromiazione, quindi del colore o dei colori che noi sceglieremo per la tastiera. Girando la tastiera possiamo osservare il classico design nella classica superficie. Nella parte superiore classico piedino in plastica, che potremo aprire per rialzare quel minimo la tastiera e aumentare il comfort di digitazione. Eventualmente non volessimo utilizzare i piedini in plastica, possiamo utilizzare sempre i piedini in gomma. Ne sono presenti due nella parte superiore, uno a destra e uno a sinistra, e tre nella parte inferiore. Troviamo anche i due inserti per installare il poggiapolsi. Per quanto riguarda l'installazione del poggiapolsi, noi abbiamo velocemente provato l'installazione. L'installazione è sicuramente buona, però la rimozione del poggiapolsi è leggermente complicata, e quindi questo è un aspetto leggermente negativo per quanto riguarda la V720 di Vipro. A seguire troviamo un classico cavo USB rivestito in treccia di tessuto, un classico cavo, scusate, connettore USB paccato oro con relativo cappuccio, eventualmente di plastica, eventualmente voleste trasportarla, per proteggere ovviamente il connettore. Ed infine vi mostriamo gli switch meccanici, che sono degli switch blu, che probabilmente sono prodotti dalla Kaiua.
e quindi sono dei switch meccanici Kyle che abbiamo già visto e già conosciamo ampiamente. Con questo è tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximaldor.com, dove troverete ulteriori immagini dettagliate, le nostre considerazioni, i nostri test e le nostre conclusioni. Con questo è davvero tutto, un saluto allo staff.